La dogana di Albizia tra Moldavia e Romania è la porta per entrare nell'Unione Europea. Il controllo sui bagagli e documenti può durare da pochi minuti a qualche ora, una prassi su cui il governo rumeno ha investito 1 miliardo di euro. Questo è un autobus di linea che va in Portogallo. A bordo ci sono 44 passeggeri, due terzi sono cittadini che non provengono dall'Unione Europea, vengono soprattutto dalla Moldavia e vanno a Lisbona. Ma ci sono anche molti rumeni. A tutti viene controllato il passaporto perché abbiano le carte in regola per passare il confine. Al cospetto delle telecamere, i controlli vengono effettuati con la massima attenzione. Sulla sicurezza dei confini, la Romania si gioca all'ingresso nell'area Schengen. Con i fondi europei, il governo si è dotato di tecnologie utili a gestire una delle frontiere europee più vaste, oltre 2000 km di estensione. Le telecamere notturne scrutano il tratto di passaggio tra Romania e Moldavia, controlli che hanno portato 2 giorni fa al fermo di 3 migranti. Per le autorità è la prova che le frontiere sono sicure. La Romania sarebbe dunque pronta ad entrare nell'area Schengen, segnando il confine europeo con Moldavia e Ucraina. L'ipotesi non trova però accordo unanime a Bruxelles. Per la seconda volta un mese fa il via libera europeo è stato negato. La Romania è fuori da Schengen da dicembre 2010. I traffici alla frontiera, dal contrabbando al mercato della droga, continuano a preoccupare. Bruxelles su questo fronte si aspetta risultati convincenti. I timori sollevati dai paesi europei non sono condivisi da questo poliziotto della dogana di Albizia. De altfel, în cadrul punctului de trecere a frontierei Albizia, și-au desfășurat activitatea și poliția. In questo posto di frontiera ci sono stati anche poliziotti di altri paesi europei, ufficiali di Frontex con cui abbiamo collaborato e che si sono mostrati soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Non capisco perché non siamo stati ancora accettati nello spazio Schengen. Posso solo dire che sono deluso. Per la Romania il recente diniego ha il sapore della porta in faccia, nonostante gli sforzi fatti. Olandesi e finlandesi sottolineano che scarseggiano i risultati, in particolare il contrasto alla corruzione ha deluso le attese. Una realtà che non permette di parlare di confini sicuri, secondo i detrattori. Per il direttore dell'anticorruzione rumena sono valutazioni ingiuste. Alăturarea corupției condițiilor din Schengen este. Il criterio della corruzione è stato aggiunto a quelli necessari per entrare in Schengen solo per la Romania. A nessun altro paese è stato mai chiesto di fornire risultati in tal senso. Au intrat în Schengen. Nu li s-au cerut aceste condiții și nici nu s-au pus problema. In più questo elemento non è stato introdotto dall'inizio del processo di integrazione, quando la Romania è entrata in Europa. È meglio fare le regole prima di cominciare a giocare, non durante. E' bine ca regulile să fie stabilite la începutul jocului și nu pe parcurs. Secondo le autorità, l'operazione che nel dicembre scorso portò all'arresto di 240 persone, tra ufficiali della dogana e poliziotti, racconta meglio di ogni altro discorso ufficiale quanto fatto nella lotta alla corruzione e al traffico illecito transfrontaliero. I detrattori però incalzano. Non ci sono state condanne. Il pugno di ferro atteso tarda dunque a manifestarsi. Una critica che la polizia rumena non rigetta completamente. Ce am văzut la televizor a fost mai degrabă. Con quelle immagini la lotta alla corruzione è stata spettacolarizzata. Nu sunt fapte de corupție în cadrul. Io non nego che ci sia, ma in quel caso si è trattato di colpire piccoli traffici che rappresentano solo la base di una piramide molto più alta. Foarte mică împotriva luptei corupției din România. Ori e non si è arrivati alla cima per individuare i veri trafficanti. Și nu s-a mers către vârf, către adevărații beneficiari.
La povertà favorisce la diffusione della corruzione. Quest'ultima impedisce lo sviluppo, innescando un circolo vizioso che dal 2007 non è stato scalfito. Le riforme strutturali richieste da Bruxelles al momento dell'ingresso nell'Unione Europea non sono state ancora realizzate, una condizione che accomuna Romania e Bulgaria e che è costata finora ad entrambe l'accesso nell'area di libera circolazione. Nei due paesi si moltiplicano però le voci critiche nei confronti di questa bocciatura senza appello. Rumeni e bulgari si sentono europei di serie B, un sentimento popolare che non va assecondato, secondo alcuni osservatori. Non si tratta di una discriminazione, ma di una regola che garantisce la sicurezza dell'area Schengen e di tutti i partner europei. E questo è il problema che le autorità rumene non vogliono capire. Se non intervengono concretamente, l'accesso sarà ancora rinviato. Continueranno a prendersela con Bruxelles, facendo leva sulla frustrazione per quella che chiamano un'ingiustizia, senza affrontare e risolvere davvero il problema. L'efficienza dei controlli alla dogana si misura non solo con la lotta alla corruzione, anche il grado di soddisfazione di chi passa il confine con una certa frequenza è importante, come questo imprenditore stanco delle interminabili attese. Non c'è abbastanza personale, solo due ufficiali per tutte queste auto. Il presidente Basescu ha annunciato nuovi tagli. Se continua a licenziare avremo file ininterrotte per chilometri, fino al confine occidentale. Se ci sentiamo svalutati, me lo chiede? Sì, un po'. Non accettano di averci all'improvviso al loro livello. Ci troviamo non lontano dal confine con l'Ucraina. Qui si producono grano e cereali destinati all'esportazione verso i paesi dell'Unione Europea. Ovidiu Portariuk ha creato questa impresa grazie ai contributi europei. Essere escluso dall'area Schengen gli procura non pochi problemi. La sua speranza è che l'ingresso della Romania smetta di essere un'arma di ricatto politico. C'è una certa frustrazione, perché alcuni sforzi sono stati fatti ma non vediamo alcun risultato. Spero che la situazione si sbrogli, perché altrimenti continueremo a sentirci diversi. Or maybe soon can be solved, but everybody has to win. Otherwise we feel like paesi come Romania e Bulgaria continuano ad essere giudicati con due pesi e due misure. Forse è solo la nostra percezione, ma è così che ci sentiamo. Maybe it's our perception, maybe it's different, but I can tell you how we feel here. A livello europeo ora è in corso un ampio dibattito su un possibile compromesso. L'area Schengen potrebbe essere estesa solo al traffico aereo, mantenendo invece a terra i consueti controlli doganali.